Allora, ciao a tutti, bentornati. Oggi Salve. presentiamo questo gioco che GG ci ha voluto, diciamo così, portare in questo mondo. È Subsistence. E mi voleva fare vedere praticamente un. Cosa mi volevi fare vedere esattamente? Volevo condividere col tuo canale questo per me giorno importante. Dopo gioco a Subsistence già da almeno 3 anni. E dopo quasi un anno di fatiche, oggi finalmente, dopo essere diventato abbastanza esperto nel gioco, avere duramente combattuto con la natura e tutto ciò che era intorno a me, sono finalmente riuscito a raggiungere un grado di sussistenza tale da poter finalmente mostrare il duro lavoro a voi di un anno intero di preparazione. A voi vi sembrerà poco, lo capisco, ma tenete presente che no, io gioco in single player, per cui non questo gioco in multiplayer vi garantisco che è molto molto più difficile di quanto sembra. Qui, come potete ben vedere, Ma mi sa che è bastato un po' la giova, perché sicuramente la voce si sentirà molto bassa. come ben vedete, la lotta per la sopravvivenza è durissima. Io non sono un abile giocatore né con la tastiera e col pad, ma mi arrangio. E sono qui per voi in questo momento, volevo condividerlo con voi. Finalmente spazzerò via le basi dei cacciatori che per tutto il tempo di gioco mi hanno schiacciato, oppresso e impedito di giocare in tranquillità. Lo so, sembra una fesseria detto così, ma dopo tanti sforzi e fatiche, finalmente è arrivato il momento. Ora un secondo, Gigi. Fammi raccogliere questi due. Ok. Scusate, c'è stata una piccola correzione dell'audio. Assolutamente No, no, non non si siamo sente. per niente raffreddati. E questa non è la base più Assolutamente. grossa dei nemici con cui io ho avuto a che fare. Come vi stavo dicendo, questo è l'inventario. Ora ci divertiremo con i cacciatori. Loro hanno finito di terrorizzare e opprimermi. Sì, non useremo le maniere leggere. È tempo di ristrutturare. Il momento è solenne. Sì.
sia un calciatore. Ma sai, direbbe come killer. Io mi ricordo i primi tempi che neanche riuscirà a... Lo so, erano tempi bui. Guarda che sei a livello di un FPS. Dai, esci fuori la testa, ragazzo. Bellissimo, signori. Vi giuro che non non sto giocando così bene da secoli. Perfetto. E queste erano le basi dei cacciatori che opprimevano la mia esistenza. Questa era la base più grossa davanti la mia postazione. Ed era veramente, veramente dura poter vivere con loro che erano dietro al mio cozzo a continuamente volere... Ok. Stiamo raccogliendo risorse. Ma ci sono queste risorse di rame, la mettiamo qui. Vediamo cosa c'è di buono in cucina. Questa immondizia non ce ne facciamo niente. Ah, questa ce la mangiamo e questo la beviamo. E mettiamo questi in frigo, questi in frigo, questi in frigo e questi in frigo, così liberiamo un po' l'inventario, che fa sempre bene. E iniziamo con la ristrutturazione. Innanzitutto vediamo che cosa ci ha dato. Oh, che bello. Buono, molto buono. La cenere, mi raccomando, è importante, è una delle cose che valgono di più nel gioco. Sì, perché con la cenere e il potassio si fa la polvere da sparo per le munizioni. E volevo comunicarvi che condividerò con voi poi un video a parte dove mostrerò la mia base, in modo che così non ci siano, come si dice, problemi, e che in sostanza vi darò qualche dritta sul gioco. E volevo anche comunicarvi una cosa insieme a Keiko. Che la dice Keiko? Perché stiamo facendo vedere qua Subsistence? Perché lui sta lasciando, questo è il termine che si utilizza, tre strutture create dai cacciatori, e siccome con l'aggiornamento ce ne sono invece di 2-3, lui le vuole fare tutte e tre di seguito. Sì, le sto demolendo tutte le case dei cacciatori che mi hanno rotto le scatole per tutto il tempo di gioco. Li demoliremo, ma non è solo questo. In sostanza, successivamente, più in là nel canale, non so quando, potrebbe essere anche fra un anno, attenzione, non lo possiamo dirlo, ma forse ci sarà una serie basata su Subsistence in cui io sposterò, diciamo, il mio giocare da single player a multiplayer, e giocheremo insieme sia io che Kay. Ma sarebbe bello, sì. Ora stiamo cercando di sistemare il computer. È arrivato il momento, signori. Deprediamo. Ok. Continuiamo. Ah, quante volte ho depredato qua questa zona. Stai con la moto. Nel frattempo qui esplode ogni cosa, come è giusto che sia. Ma sì, andiamoci aggressivi, questo è il grande V.
Allora, cosa eliminiamo? Questa ce la mangiamo. Ok, e tutto sta entrando nell'inventario. Continuiamo, signori. Non c'è trucco, non c'è inganno, è il bello della diretta. Allora, una bella esplosione qua dentro, qua davanti. Attenzione sempre ai rinculi. E qua subsistenza non perdona. Oh, così imparano. Ah, qua è finito. Qui continuiamo. Allora. Sì, io direi di fargli sciogliere il vetro mentre finisco. Anche se non so quanto conviene, ma proviamo. Noi ci proviamo. Sì, ci proveremo, ma probabilmente la casa finirà demolita molto prima. Ma noi ci proviamo, giusto, ragazzi? Certo. Se no che pioccia. Ok. Visto Dai, che va stiamo così, dai. perdendo un po' di tempo, risparmiamo munizioni, che è cosa giusta e sacrosanta in questo gioco. Io vi comunico che fra 25 minuti dovrò staccare, per cui non sto smettendo di giocare per tipo riorganizzarmi, fare o dire, ma perché semplicemente Il il mio lavoro tempo è chiama. limitato e il lavoro chiama. Ma non potete Giovannino. capire quanto sono contento di condividere questo mio momento con voi. Giovannino ora è impiegato. Esatto. Non si sa proprio Allora. come è impiegato. È un mistero, un mistero, un mistero. Scoprito nella prossima Nelle puntata. prossime puntate. Allora, No. iniziamo a scartare la roba che non ci serve per prenderci quella giusta, quella di valore. Allora, qua c'era un... Sì, il distruttore di massa. Uno, due. E c'è. Ok, ora che abbiamo liberato possiamo depredare. Esatto. Qua quanto siamo? Ah, sta procedendo. Che cos'è stato sto rumore? Ah, sì, si è spento. Va bene, prepariamoci. Qua ancora due. Ora salviamo, perché è giusto salvare in questo gioco, ragazzi, è importantissimo. Vi salva la vita. Uno, due e tre per sicurezza. State sempre attento perché i nemici possono rispuntare tranquillamente. Mamma, sono speso nel vario. Sempre più assetati di sangue di prima. Ma queste scale si sanno spostare come quelle di Harry Potter? Potrebbero, sì, Possono, sì. esatto. Questa è una risorsa preziosissima, E cos'è? l'alga, perché Un'alga. E perché non la puoi pescare? sì, ma detto sinceramente io sconsiglio pescarla perché è molto molto dispersivo cercarla negli oceani del gioco, nei laghi del gioco, E perché è così importante, scusa? perché serve a fare l'antidoto, che è la cosa più importante. Continua, per Ah! quanto, quando, a parte che morirete di fame agli inizi specialmente, morirete costantemente, ma anche quando diventerete autosufficienti con il cibo, che non succede nell'immediato, c'è il tragico problema che vi ammalate costantemente, o perché vi mordono gli animali, o perché vi ammalate per il freddo, e anche certe volte senza motivo apparente, tipo per il troppo caldo. È l'incognita di questo gioco, ve lo dico candidamente. Per cui è da attenzionare veramente ed è molto 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 odioso.
In sostanza, in questo gioco uno è costretto a pescare e raccogliere l'olio di pesce fatto con i pesci solo per poter ottenere poi queste ampolle di qua, toniche medicinali e quant'altro per produrre questo di qua. E ci vuole che è il tonico che ti cura dalle malattie, che spunta il simbolo malattia. E che tonico? Che ci vogliono tre tonici, alghe e un fegato. E per farli tonici ci vogliono gli oli di pesce che si fanno pescando all'erba medica. È tutto un giro. Ma faccio una battuta cretina. Quindi ci vuole fegato per poter esatto, bere questo antidoto. Esatto. E ora ti mostro ti mostro quanto fegato ci vuole per distruggere una base. Signori, salvare sempre, perché potrebbe succedere la qualsiasi cosa. Ve lo dico chiaro, dipende come detona e quello che succede, ricarico tranquillamente, perché io ho una mia tattica particolare per il discorso delle basi. Inizia il conto da rovescio. Esatto, qua si è attivato il distruttore dell'UCG, molto molto poco e sta per detonare già adesso in questo preciso momento e io sono a rischio che... essendo che la base sta esplodendo, sono a rischio che mi può esplodere di sopra. Sopra, non di sotto. Mamma mia, esatto. Lo so che non vi sto facendo vedere com'è plateale la distruzione totale, ma ora stanno per attaccare i nemici sicuramente. Per giunta. Esatto, sì, esattamente. Cambiamo le munizioni perché infatti cominciano a volare proiettili. Ecco. Cominciano a volare proiettili come se non ci fosse un domani. C'è pure l'inverno in testa. Sì, perché si vendicano, non è che... Ma che è successo? Lupo. Signori, un lupo ha deciso di ammazzare i cacciatori, bellissimo. Ma che e venirmi in aiuto. Forza meravigliosa, niente, è destino che oggi dovevano morire. Veramente? Beh, adesso che è successo? Niente, ci vado incontro e vedo dove sono finiti. Ma no, l'ho ammazzato. Il lupo l'ha ucciso, meraviglioso. Che è successo? Niente. Qualcuno ti sta sparando forse. Esatto, sì. c'è uno qui. Chissà se il lupo riuscirà a uccidere anche questo. Quello che c'è lo ancora. C'è un divano. Ora gli facciamo passare il trio. Che ce l'ha? Che spara? Ora entra. Sta scappando da qualcosa. No, ora entra da qua, sicuro. Ah. Ma che spara? Che c'è il vetro là. Il lupo se l'è mangiato. Hai visto? Niente, sto lupo è devastante. Sta mangiando qualsiasi cosa. Signori, non era mai successo, vi giuro. È vero. Signori, ha dell'incredibile. L'AI di questo gioco è terrificante. È la prima volta che succede. Signori, ho paura del lupo, ve lo giuro. Già è diventato di livello, tra parentesi. Sì, lo so, è diventato un lupo livello 3 ora. Aspettate che qua c'è una claymore. No, ha ucciso il lupo, non è morto. Quello è il lupo morto, l'hanno ucciso forse. No, no, il lupo è là, che dici? Oh, scusa. Mamma mia. Tra la tundra, amico. Mamma mia, com'è imbestialito. No, no, tu sei un avversario degno, vai ucciso col fucile. Vai ucciso col fucile, vieni qua. Esatto. Hai sparato in testa. Signori, non si gioca per un anno senza farsi l'arma più potente del gioco. Vero, non lo posso scuoiare perché non mi sono portato l'accetta. Come no? No, perché questa è la caccia per... Peccato, però. Lo so, pazienza. Vabbè, ti seppellisco con onore e rispetto. Abbiamo distrutto la base dei cacciatori e ora ci raccogliamo il beneamato bottino della vittoria. Speriamo che sia degno. Signori, scusate, il bello della diretta. Ho aperto qua la cassa dopo le opportune attenzioni del caso. Mi sto mettendo a raccogliere le munizioni. Voi dite perché lo fate a uno, perché se no in questo gioco succede l'inferno. Sì.
Microchip penso che li lascerò stare. Sì, con le assi per ora le prendo, i chiodi non me ne faccio nulla, ma per ora va bene così. Ok, le parti d'arma le prendiamo. Le corde, questo pollo non ci serve. Invece il cotone è la risorsa più rara di tutto il gioco, ve lo dico candidamente. La benzina la buttiamo, anche queste sono una risorsa importantissima del gioco. La piastra di ferro si può fare, ha detto sinceramente. Io do più valore al ops è volato. Io rinuncio al metallo e mi prendo la piastra di ferro. E cosa? Sì, il biocarbo, la corda, ed è qua. E io la allora devo scarto il lo zinco, sì, che anche se non è lavorato, però. Però. Le munizioni e le corde messe qua e il resto lo buttiamo. E va bene così. Sì, mi va molto molto bene così. Signori, la prima incursione è finita. Ah, c'è la roba nel frigo, ragazzi. Questo lo mangiamo. Questo lo mangiamo. Ho deciso che butterò via lo zinco. Sì, che è un quantitativo irrisorio. Anzi, no. Butterò via una munizione che spareremo in onore all'aria. Per festeggiare la vittoria. Ok. Che dovete sempre scegliere bene quali risorse vi volete prendere e quali invece lasciare. Sì. In sostanza sì, è così. La casa si sta demolendo nel mentre noi parliamo. Prendiamo le alghe, che sono una risorsa, ripeto, importantissima nel gioco. E i mirtilli ce li mangiamo. Sì, tanto questi si trovano nel mondo di gioco, ragazzi. Per cui non c'è bisogno che vi fate il sangue. Oh, merda. L'orso ci ha visti, porca miseria. Via, via, via. Correte, sciocchi. Bene, signori. La postazione nemica l'avete vista, che ora si disgregherà. Infatti noi ripasseremo qui e non la vedrete più. Non vi sto a rompere le scatole mostrandovi come si demolirà. Io in questa prima fase vi saluto e vi indico la zona dove c'è la nuova successiva casa dei cacciatori. Per la prima fase è completata. Ora tra breve passeremo alla seconda. Un abbraccio da Keiko e Gigi. Ciao. Ciao. Alla prossima. Alla prossima.